Prima che il presente cataclisma si rovesciasse sul mondo, vivevo adagiato nella persuasione, ahimè, devo dire nell'illusione, che grazie all'attività e allo sviluppo dei sentimenti estetici ed umanitari, onde vantavasi la società nel tempo nostro, certe rovine, certi massacri, lontani oramai nella storia, non si sarebbero più rinnovati. Purtroppo, la guerra attuale ci ha gettati tutti nella più dolorosa delusione. Così scriveva nel 1917 Corrado Ricci, in qualità di direttore generale delle antichità e delle arti, sulle pagine del Bollettino d'Arte, illustrando le strategie adottate dal Ministero dell'Istruzione Pubblica per la difesa dei beni artistici e monumentali contro i pericoli di guerra. Proprio il patrimonio culturale di un territorio vasto e ricco di stratificazioni storiche, come quello lungo la linea del Piave, messo a rischio dall'incalzare della Grande Guerra, perduto e poi ricostruito, sarà il fil rouge di questo percorso, lasciando in secondo piano la problematica politica e strategico-militare del conflitto. Fondamentale è stata la rilettura delle fonti iconografiche storiche, in particolare di una pellicola che porta il titolo Dal lastico al Piave, e di fotografie, in taluni casi coincidenti con azioni, tempi e luoghi del film. Immagini d'oggettivo rilievo testimoniale, di straordinario impatto emotivo, ma anche di indubbia autonoma valenza figurativa, che oltre a documentare fasi e momenti del conflitto, mostrano con bruciante evidenza la distruzione di complessi monumentali e testimonianze storico-artistiche. Le terre lungo il Piave pagarono un prezzo altissimo, non solo in termini di vite umane, ma anche quanto a perdite culturali. Fu la provincia di Treviso la più colpita, in quanto interamente attraversata dalla linea del fronte dopo Caporetto. Per più di un anno queste zone si trovarono esposte al fuoco delle opposte artiglierie. Responsabili delle distruzioni furono infatti non solo le armi degli imperi centrali, ma anche quelle italiane, fatalmente rivolte verso i propri territori invasi. Chiese, abbazie, ville e castelli vennero irrimediabilmente colpiti. Un inestimabile patrimonio d'arte e di storia andò in gran parte perduto.
Lo scoppio della guerra costituì il drammatico banco di prova anche per la struttura organizzativa dell'allora preposto Ministero dell'Istruzione Pubblica, saldamente incardinata sul territorio grazie alla rete periferica delle soprintendenze. Per le principali città vennero emanate rigorose disposizioni affinché le opere ritenute più importanti fossero rimosse e temporaneamente ricoverate in depositi protetti, mentre si provvedeva alla tutela dei più insigni monumenti inamovibili. Fondamentale fu anche il ruolo del Ministero della Guerra, per conto del quale operò Ugo Ojetti, intellettuale, critico d'arte e giornalista, arruolatosi volontario con l'impegno di tutelare i beni artistici, fungendo dal raccordo tra Comando Supremo e Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. Venne programmata così fin dal 1915 una serrata attività di prevenzione. Innumerevoli tesori vennero posti in salvo, trasferiti, custoditi, nonostante le difficoltà del momento. Mentre edifici storici, monumenti e complessi decorativi, occultati dalle geometriche volumetrie delle opere provvisionali, andavano assumendo l'aspetto di uno scenario inedito, simbolo dell'Italia in armi e della tutela d'emergenza. Dalla fine del 1916 furono però le azioni belliche a dettare la priorità degli interventi, soprattutto nelle aree interessate dall'offensiva nemica. L'infaticabile opera di professionisti e volontari in ogni parte del Veneto concorse al disperato tentativo di salvaguardare la memoria storica e culturale dei luoghi, a garanzia di una futura rinascita civile delle comunità massacrate dal conflitto. Sullo sfondo, con tutta la sua forza devastatrice, la Grande Guerra. In primo piano, storie di uomini e cose, di terre violate, conquistate e drammaticamente contese, di paesi e patrimoni d'arte abbandonati al nemico da popolazioni in fuga, di pagine esemplari di tutela o rocambolesche vicende nelle quali si intrecciano le ragioni di una coordinata azione istituzionale e di una improvvisata, seppur generosa, iniziativa individuale. Devastanti furono comunque le conseguenze. Scriveva Andrea Moschetti, allora direttore del Museo Civico di Padova. Mentre non v'è città, non v'è borgo del Veneto che non vanti monumenti o dipinti di alto e ben sovente di sommo pregio, la vicinanza loro al confine era tale che consentiva al nemico le più rapide e le più efficaci offese. Il teatro della guerra, combattuta su tre fronti, fu così ampio, l'uso dei mezzi di distruzione così esteso ed intenso, che sovente mi è accaduto di imbattermi in danni di qualche importanza anche laddove,
per la distanza delle linee nemiche, meno avrei pensato. Furono gravemente colpiti luoghi di cultura e di fede, come il complesso canopiano a Pozzagno e l'abbazia di Follina. Andarono quasi interamente perduti complessi di straordinario interesse, quali Villa Berti, già Soderini, presso Nervesa, con gli affreschi di Giambattista Tiepolo e della sua scuola. La vicina abbazia benedettina di Sant'Eustachio.